Buongiorno a tutti ragazzi ed eccoci arrivati finalmente ad uno speciale. Oggi è lo speciale di Pasqua. Cosa andremo a fare in questo speciale? Ovviamente andremo a scartare l'uovo di Pasqua, ma in un modo del tutto speciale, perché nessuno l'ha mai fatto così, a parte Frinicco. E andiamo subito a vedere l'uovo di oggi, che è un bellissimo uovo. Possiamo vedere che è della Wintours ed è un uovo di Inside Out. È cioccolato finissimo al latte, ma tutti sappiamo che anche nei video stupidi ci deve essere un fondo di verità e un insegnamento. Quindi vi voglio insegnare a riconoscere se la cioccolata dentro l'uovo di Pasqua è buona o no. Andiamo a vedere gli ingredienti sull'etichetta, perché il primo ingrediente è sempre quello che ha una percentuale maggiore nell'uovo. Quindi, per esempio, in questo caso è zucchero. Quindi la percentuale di zucchero in questo uovo è maggiore rispetto agli altri ingredienti. Il secondo è latte intero in polvere. Il terzo è burro di cacao, ragazzi. E il quarto è pasta di cacao. Poi c'è il zero di latte, l'emulsionante, lettina, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come possiamo capire, siccome al primo posto non c'è il cacao, vuol dire che questo è un uovo di Pasqua di merda, cioè la cioccolata ti fa venire tumori. Ma comunque sia, noi non ci interessa dei tumori, perché oggi siamo qui per spacchettare l'uovo di Pasqua e vi insegnerò a farlo in un modo del tutto inedito. Per spacchettare questo uovo di Pasqua, prendete l'uovo di Pasqua e mettetelo da parte. Prendete una banana e iniziate a mangiarla. Finita? Bene, adesso ci servirà un bicchiere di plastica al quale dovremo aggiungere latte e Campari soda mezzo avviato. A questo punto non dimentichiamoci dello zucchero, perché è sempre importante. Dovrete comprare uno zucchero di canna non raffinato per non farvi venire i tumori. Adesso ne prendiamo una piccolissima quantità e la mettiamo dentro il bicchiere e andiamo a bere l'intruglio magico. Scherzavo. Benissimo, avete bevuto l'intruglio magico? Siete dei deficienti. Ma adesso continuiamo con il nostro unboxing dell'uovo di Pasqua. Siamo finalmente arrivati allo spacchettamento. Iniziamo subito e strappiamo così la nostra copertina dell'uovo di Pasqua. Poi leviamo il rotolino della carta igienica di merda. Apriamo il nostro uovo di Pasqua. Non vedo l'ora, ragazzi, di vedere che sorpresa ci sarà. Allora, siamo davanti all'uovo di Pasqua. È un momento piuttosto carismatico. Adesso andiamo a prendere l'uovo, mettiamolo in questa posizione precisa, va bene? Oh mio Dio, cos'è sta merda? Io ho preso questo uovo perché c'era scritto fantastiche sorprese al suo interno e poi mi ritrovo uno sticker con gli adesivi del film. Questa sarebbe una fantastica sorpresa secondo loro, ma io me la ficco nel culo. Allora ragazzi, andiamo almeno ad assaggiare un pezzettino molto piccolo di cioccolata, perché potrebbe farmi del male fisico serio. Non so se è il sapore del Campari che ho appena bevuto, ma non è che sia buonissimo, eh. Insomma. Va bene così, ragazzi, per questa Pasqua è tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video, dove spero che l'uovo di Pasqua sarà meglio e le sorprese saranno più belle.